Una stagione politica e culturale per molti versi straordinaria. La Firenze degli anni 50, quella del sindaco Giorgio La Pira, della ricostruzione e dell'espansione urbanistica, della nascita dell'alta moda e del primo scudetto della Fiorentina, rivive nelle fotografie, nei documenti e nelle pagine del Giornale del Mattino. La mostra Firenze anni 50, La Pira e il Giornale del Mattino di Bernabei, a cura di Pierluigi Ballini, promossa dal Comune di Firenze e dalla Fondazione La Pira e ospitata dal 14 marzo al 3 maggio 2019 presso l'Archivio Storico del Comune di Firenze, è stata inaugurata mercoledì 13 marzo dal sindaco metropolitano di Firenze Dario Nardella e dal presidente della Fondazione La Pira Mario Primicerio. È il 5 luglio 1951 quando Giorgio La Pira, candidato al Consiglio Comunale come capolista della Democrazia Cristiana, viene eletto sindaco. Nel corso del suo mandato, la città si trasforma profondamente. Si ricostruiscono i ponti distrutti dalla guerra, nascono nuovi quartieri come l'Isolotto, vengono costruiti alloggi popolari per i poveri e gli sfrattati. L'impegno del sindaco Santo per la difesa del lavoro contribuisce al salvataggio di aziende storiche. I servizi sociali sono potenziati, anche le attività culturali hanno nuovo sviluppo. Si accendono i riflettori su questo luogo di rara bellezza, forse non abbastanza conosciuto e promosso come si dovrebbe, ed è stata davvero un'idea felice l'aver organizzato l'evento, la mostra, il progetto in questi luoghi. Io in più momenti della mia vita, soprattutto da quando sono sindaco, ho cercato nell'opera e nella vita di La Pira gli spunti di ispirazione. Mi sono davvero rivolto a lui come farebbe un allievo con il proprio maestro, un maestro immaginario, visto che non ho avuto la fortuna che molti di voi hanno avuto, di conoscerlo personalmente. I 27 pannelli illustrativi disposti in un percorso suddiviso in 4 sale, i materiali documentari custoditi in apposite bacheche, le immagini in loop e i contributi filmati riprodotti su megaschermo ricostruiscono i momenti salienti di questa florida stagione cittadina con documenti esclusivi, fotografie d'epoca e in particolare attraverso le pagine del Giornale del Mattino, in quegli anni diretto da Ettore Bernabei. Il quotidiano di Bernabei non soltanto contribuì ad arricchire il dibattito politico del secondo dopoguerra, ma diede voce ai protagonisti della cultura letteraria e pittorica del tempo. Un'apposita sala della mostra è dedicata alle opere che nel biennio 1954-1955 furono esposte nella sede del giornale in Via delle Ruote da alcuni tra i principali innovatori della pittura italiana della prima metà del Novecento, Primo Conti e Ottone Rosai. A questi si aggiunge una scelta di quadri conservati nel fondo del Giornale del Mattino, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, realizzati dagli artisti che a Firenze animarono la stagione pittorica immediatamente successiva, Dino Caponi, Renzo Grazzini, Silvio Roffredo e Bruno Rosai. Ma io credo che la cosa principale del messaggio di La Pira era che la città in primo luogo deve essere una città solidale. Oggi troppo spesso abbiamo più paura del nostro prossimo che non amore per il nostro prossimo. Questo in fondo ci rende più soli e quindi fa sì che la città sia meno città. Mi è interessato soprattutto restituire il clima di Firenze dell'ora, una Firenze anche politicamente divisa, ma una grande comunità unita che guarda al futuro, di una comunità che cresce e non solo materialmente. Una politica e una comunità animata da una grande tensione ideale. Questo mi ha colpito soprattutto di quel tempo.